Nell'episodio precedente, la Terra era stata invasa da alieni chiamati Invid, venuti per coltivare una quantità di fluido primario, una fonte di energia multiuso di primaria importanza per la loro specie. Senza fluido primario gli Invid non potrebbero sopravvivere, mentre con esso la loro specie crescerebbe sino a diventare la più potente dell'universo. Per questo hanno attaccato ed invaso la Terra con un'azione decisa. L'ammiraglio Hunter ha quindi inviato sulla Terra un'enorme flotta per valutare la situazione e appurare l'entità della minaccia. Ma i nuovi alieni rispondono con efficacia alla sfida dei difensori di Robotech, riuscendo ad eliminarli. In pochi sopravvivono all'attacco degli Invid. Uno dei sopravvissuti, Scott, è però deciso a portare a termine la sua missione, che è trovare e distruggere la base degli Invid, un complesso alveare chiamato punto di riflessione. Fortunatamente Scott scopre di non essere solo e col suo nuovo amico Rand comincia un viaggio che li porterà alla ricerca di nuovi alleati per la loro lotta contro gli invasori Invid. Puoi lasciarmi così! Lo sapevi fin dall'inizio che ci saremmo lasciati. Non farlo! Non voglio! Non basta. Devi! Non calma, andare! Tieni. Ti prego, non voglio! Per favore, finiscila! Non capisci che non ho altra scelta? È difficile per me quanto lo è per te, Annie. Avanti, da brava, cerca di capire. Nessuno che venga da fuori può rimanere per molto tempo in questo posto, non ricordi? Se restassi qui, non potrei più tornare indietro. Allora in questo caso, Ken, fuggiamo insieme, così faremo una vita tutta nostra da qualche parte. Eh? Smettila di complicarmi la vita, non ho intenzione di venire con te, lo capisci? È bellissimo andare in giro così. Che ti prende? Hai tanta fretta per caso? Sto andando in città, amico. Perché non ti fai questo viaggetto con me? Non ho voglia di venirci. Su, avanti, ti insegnerò come passare alla configurazione da combattimento. Ehi, amico, perché dovrei convertire questo mezzo? Per quanto mi riguarda va benissimo così com'è. Non dovevi andare in città, perché mi vieni dietro? Vado dove mi pare e piace, perciò non seccarmi. Togliti di mezzo allora. Siete dei pazzi scatenati, potevamo ammazzarci! Sì, ha ragione, mi dispiace molto. Senta, può dirmi... Ehi, aspetta un attimo, non dirmi che fai parte della spedizione difensiva terrestre dell'ammiraglio Hunter. Sì, è esatto, è così. Qualche mio compagno potrebbe essersi lanciato col paracadute, non avete visto nessuno? Se è così, me lo dica, la prego. No, non ho visto nessuno, ma prima di andare voglio darti un consiglio. No, aspetti, la prego, non se ne vada. Farai molto meglio a tornare da dove sei venuto. Cosa? Perché? Ehi, signore, non dica a nessuno chi è, oppure se ne pentirà! Non parlare con quelli. Ma cosa vi prende a tutti? Ehi, Ray, vieni o no? Avanti! Ehi! Guerrieri Robot, fatelo distruggerci! Eliminateli! Eliminateli! No! No! Ti prego, sarò buona, lo prometto, ti prego, l'hai promesso, staremo insieme, ricordi, l'hai promesso! Non essere ridicola, che cosa vuoi da me, Annie? Vuoi che lasci la mia famiglia e la mia casa e che non possa più farvi ritorno? No, perché no?
Annie, perché non torni a casa dalle persone che ti amano e che ti stanno aspettando? Sono certo che saranno preoccupate. Non devi darti pensiero. Me la caverò anche da sola. Voi uomini siete tutti uguali. Io non ho affatto bisogno di voi. Ti prego, Ken, ti prego, ti prego. Lasciami, devo andare. Ehi, ragazzina, che succede? Stai male? Non sono una ragazzina, Aria! Beh, scusami tanto, ma... Avete visto dei soldati passare da queste parti? Faccio parte della spedizione Robotech. Vieni con me. Vuol dire che li hai visti? Certo. E puoi venire anche tu, Annie. Ritiro tutto quello che ho detto. Senti un po', Ken. Che ne diresti di cercare qualche cosa da mettere sotto i denti? Sto morendo di fame. Seguitemi. Oh, Ken, mi hai resa così felice. Vedrai, sarò la migliore ragazza che tu abbia mai avuto. Mentre seguono Ken in città, Rand e Scott osservano sgomenti la distruzione che li circonda. Incrociatori spaziali abbattuti, bioroidi distrutti e carcasse di navi d'attacco degli Zentradi creano un paesaggio sinistro e silenzioso. Le strade sono piene di macerie dell'ultima guerra Robotech. Gli abitanti di queste rovine sono come fantasmi. L'ombra degli Invid è sempre presente su ogni cosa. Questi sono dei soldati Robotech. Erano con la spedizione Hunter contro gli Invid. Stanno cercando i loro compagni. Adesso li condurrò sull'altra isola. Come vedete, la gente da queste parti è piuttosto chiusa e prudente. Sono sempre sospettosi nei confronti degli stranieri, ma non fateci caso, si abitueranno presto. Dai, venite. D'accordo, ti seguiamo. L'altra isola. Il solo modo per accedervi ed uscirne è uno stretto ponte. È l'unica via e attraversa un lago popolato da enormi creature. Eliminateli! Sono dei nemici! Eccoci qua. Se qualcuno dei vostri compagni è arrivato sin qui, si sarà diretto all'altra isola. Grazie infinite, Ken. Annie, accompagna questi ragazzi sull'isola. Io intanto andrò a chiedere agli anziani se puoi restare con noi. Sei d'accordo? Ken! Sì? Arrivederci, dolcezza! E portaci qualcosa da mangiare. Sì, certo. A più tardi. Ah, bene, ragazzi. Allora seguitemi. Un momento. Dai, avanti, salta su. Ok! Bene. Tieni forte, pupa, che decolliamo. Perdonatemi se potete. Rilevare la sostanza intercellulare. Sono il capitano Scott Bernard della 21esima unità tattica da combattimento. Sono alla ricerca di eventuali superstiti che sono riusciti ad atterrare. Se mi sentite, rispondete, per favore. Non c'è nessun superstite qui, voglio solo parlare. Aspetta un attimo, ma che diavolo di posto è questo? È pieno di overtank e di cyclone. Questo non è un mucchio di rottami, è un cimitero. Rand, guarda là. Che significa? Significa che siamo caduti in trappola e il tuo caro amico ci ha traditi. Cosa? Accidenti, ci hanno incastrato. Non potremo più andarcene da qui. Siamo circondati. Allontanatevi. Come avranno fatto a trovarci? Non lo immagini,
è stato il tuo amico a mandarci qui. Ci ha consegnati nelle loro mani come carne da macello. È impossibile che non farebbe mai una cosa simile, mai! Rand, voi due allontanatevi da qui. Io cambierò configurazione, così li terrò occupati. Ricevuto! Rand, cosa diavolo aspetti? Vattene di qua, presto! Forza, andiamo! Miei cari amici, il gioco lo conduco io ora. Lo troverò il modo di farlo funzionare. Sì, tu credi? Allora andiamo! Oh, ma puoi sbrigarti! Accidenti, dovevo farmelo spiegare da Scott. Oh. Al diavolo! Rottame! Ci sto provando, non vedi? Ehi, non scappare! Dove stai andando? Voglio andare a cercare Kent e quando l'ho trovato farmi spiegare il perché ci ha venduti così al Gipid! Sono stata chiara? Ciao! Ehi, un momento! Torna qui! È troppo pericoloso andare in giro da sola! Andy! Lasciami in pace! Va bene, come vuoi! Ehi, non starmi addosso così, idiota! Hai forse deciso di stritolarmi? Scusa! Non l'ho certo fatto apposta! Ora se non cambia stufa! Quella ragazza è veramente formidabile. Di una cosa sono almeno contento. Combatte dalla nostra parte. Ehi, attenta! Dove punti quell'affare? Vorrei ringraziarti, ci hai salvato la vita. Io... Ma... Ehi, aspetta! Aspetta! Aiutatemi! Mi dispiace, è stata tutta colpa mia! Non sapremo mai come sono, ma almeno sappiamo che sono vulnerabili. Chi era quella ragazza? Come farò a ritrovarla? Scott, abbiamo fatto quello che potevamo, ma non è servito. Che cosa faremo adesso, Rand? Rand, come hai potuto...
Annie, ti prego, devi perdonarmi. L'ho fatto solamente per salvare gli altri. Perché se ci ribelliamo agli Invidi, tutta la gente di questa città verrebbe uccisa senza pietà. E così hai architettato questo piano e ci avresti sacrificati per salvarvi dagli Invid. Proprio così. Eh? Dovete andarvene subito. Ma... mi hai sentito? Noi non vogliamo soldati in questa città. Andatevene da qui. E forse per qualche cosa che ho detto? Non è il caso di scherzare in un momento come questo. Ti assicuro che sono maledettamente serio. Nessuno in questa città ha mai richiesto aiuto al vostro corpo di spedizione Robotech. E se non fosse per voi, noi vivremmo ancora in pace. Quindi andatevene al più presto. Ma possibile che non capiate che se non opporrete resistenza, non avrete speranza? Lo sappiamo, ma vogliamo ugualmente che ve ne andiate. Ah, è assurdo. Ve ne state lì senza fare niente mentre gli Invid assumono il controllo della Terra. Combattere gli Invid servirebbe soltanto ad aggravare la situazione. Tutto ciò che chiediamo è di vivere in pace, anche se ciò significa perdere la libertà. Senti, quelli che la pensavano diversamente se ne sono già andati. Lo credo. Ora, per favore, andatevene. Vigliacchi! Scott, calmati, lascialo stare. Ma non capisci che dal suo punto di vista ha ragione? Niente potrà mai convincerli. Guardali! Eh? Ah. Non riesco a credere ai miei occhi. Siete semplicemente disgustosi. Ma ho ancora una cosa da dirvi, ed è che non sono e solo a combattere gli Invid. C'è ancora qualcuno che non è disposto a sottomettersi a soffrire, è chiaro? Vi assicuro che non sono certamente un eroe, ma se c'è qualcuno che non sopporto assolutamente è chi è disposto a buttare a mare i vicini per salvare la sua miserabile pelle. E questo vale anche per me. Questa città è in marcia e non ho alcuna intenzione di rimanerci. Ok, Rand, a tutto gas! Tutto ok, Andy? Sì, sì, credo di sì. È andata piuttosto male, vero? Che si fa ora? Hai qualche idea? In un modo o nell'altro devo trovare il punto di riflessione. Ancora? È da quando ti conosco che non fai altro che parlare del punto di riflessione, come se fosse la cosa più importante che esista in tutto l'universo. Lo è. Cosa? Sai qual è il tuo problema? Non sai comunicare con la gente. Non saresti più felice se tornassi nello spazio della tua ragazza? Avanti, Scott. Stavo soltanto scherzando. Smettetela! Marlene è morta. Tu non lo sapevi? No, non me ne ha mai parlato. Allora lo capisco. Sì, so come si sente. Non sono mai stata fortunata in amore. E questo mi ha reso molto sensibile a certe situazioni. Sbrighiamo, perderemo le tracce di Scott! Non vuoi più tornare del tuo adorato Ken? Credo proprio che il mio nuovo fidanzato sarà anche l'ultimo! Via! Tutto gas! Agli ordini, capitano! Tieniti! Yuppie! Rand, Annie e Scott si lasciano per sempre alle spalle la città con i suoi abitanti e corrono verso nuove avventure. Nel prossimo episodio di Robotech, Scott, con un gruppo sempre più nutrito di combattenti, cercherà di sottrarsi alla cattura da parte degli Invid, che pattugliano le aride distese che circondano il loro impero. Dopo essere riusciti a strappare l'umanità dal dominio degli invasori Invid, Scott, Rand e Annie cominciano ad inserirsi nel sistema di vita della Terra. Cominciano a frequentare un locale in cui canta Yellow Dancer, una famosa rock star che ha seguito le orme di Min May. Ma nell'imprevedibile mondo dei nuovi difensori di Robotech, le cose non sono mai come sembrano. Non perdete quindi i sorprendenti sviluppi in Il Soldato Solitario, il prossimo avvincente episodio dell'incredibile storia di Robotech! Non ho scampo. E io che credevo di non combattere più.